Oggi parliamo di One Million di Paco Rabanne, un profumo tanto odiato dal mio amico Alex Parfum e da tutta una serie di influencer che lo hanno seguito a ruota, ma che invece io rispetto tantissimo e amo moltissimo. Posso capire Alex, che comunque lo fa con brio, ha creato un tormentone, quindi non lo fa con cattiveria, ma francamente tutti gli altri che lo hanno seguito a ruota, gettando fango su questa perla, su questo profumo che ha fatto la storia della profumeria e che ha cresciuto tantissime generazioni, onestamente questa cosa non mi piace, non mi è piaciuta per niente, e io sono assolutamente contrario a queste manifestazioni di odio nei confronti dei profumi che sono piaciuti e che piacciono tuttora a migliaia di persone. One Million ha una formula vincente. È un profumo ottimo, direi eccezionale. Un'apertura molto fresca, fruttata, agrumata, un cuore speziato, questa cannella in connubio con la rosa e con l'ambra creano un odore pazzesco. Ti senti nel deserto, ma anche qua un deserto morbido, un deserto avvolgente. Un profumo veramente che difficilmente può non piacere, e non è un odore da ragazzino. Si tende a far passare questo messaggio in maniera errata. Non è un odore da ragazzino, perché questo connubio con questo patchouli, quest'ambra, una rosa così bella avvolta dalla cannella, dalle spezie, con questa apertura così agrumata, fruttata, è qualcosa di meraviglioso. È qualcosa di meraviglioso e piace alle persone di tutti i sessi, quindi maschi e femmine, e piace alle persone di qualsiasi età. Non è vero che è un profumo da ragazzino, ma non è vero completamente. Ripeto, non è una critica ad Alex, perché Alex ha creato un tormentone. Però ci scherza, si ride su, ma tutti gli altri? Come si fa a gettare fango? Ho visto video veramente ingrati nei confronti di questo baluardo della profumeria. Come si fa a gettare fango sopra una marca? Quindi si rischia anche di far calare le vendite di un prodotto che ha fatto la storia, perché le persone poi a forza di sentire poi magari non lo comprano. Bisogna stare attenti e avere rispetto per la profumeria tutta, quella commerciale e quella di nicchia. Questo è commerciale, ma è un capolavoro e basta.